Nei suoi video, Maccio Capatonda ha spesso ingaggiato attori e attrici emergenti o addirittura alla prima esperienza. Com'è facile fare l'attrice? Jackie, a cosa stai spinuzzando con fierezza? La tua discografia completa di Amedeo Mango. No! E alcuni di loro hanno poi portato avanti una carriera esagerata. Esagerata come il pacchetto di esclusive di DAZN. Tenetevi forte, perché ci saranno parecchie sorprese in questa top 5. Queste sono le 5 attrici lanciate da Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda. Ma amore, visto così sei bellissima. Ma cosa dici, Ciccino? Non si vede niente da lì. Appunto! Questa lista è dedicata a Nina Prestigiovanni, in arte Catherine J. Jr. Canto per te, questa sera diventa poesia. Il mio canto sarà una lacrima di nostalgia. Prima di continuare, assicuratevi di aver premuto il tasto di iscrizione per tante nuove top 5. Numero 5. Lucilla Agosti. E qui con noi ai microfoni di R101, Noel Gallagher. Hi Noel. Hello, how are you? Good, fine, thank you. Nonostante non sia stato propriamente Maccio a lanciarla, la popolarità è arrivata grazie a All Music. Però non vi voglio parlare delle vibrazioni, sarebbe veramente troppo facile, bensì vi voglio parlare di Francesco Tricarico, che l'11 di giugno, quindi pochi giorni fa, è uscito con il suo secondo album, da un titolo veramente grazioso, Fresco Baldo nel recinto. E in particolare alla fortunata serie Intralci, nel ruolo di Giacchia. E ripeto, perché non riesco a drizzarmi, medico Macetti? Oh mio Dio, medico, perché mai non riesce ad erigersi il mio amato Alonso? Alonso, tu hai la peste! Oggi è un'importante conduttrice televisiva e attrice in innumerevoli fiction e film. Numero 4. Alice Mangione, accreditata come Amalia Frellioge. Noi viviamo nel peccato, non siamo sposati, abbiamo solo il mutuo cointestato, però è uguale. Forse però la conoscete come la mamma di The Pozzolis Family. Ma pochi sanno che ha debuttato proprio con il nostro Maccio. Non posso credere che non ci sia un altro modo. Non ti fare coinvolgere, è un virus pazzesco! Nei suoi trailer, ma soprattutto in Intralci, accreditata come Amalia Frellioge. Chi è? Dove sei? Sono qui, Brut. Ma che ti succede, gattina mia? Oh, Julius, scusa, ma l'emozione di rivederti era così grande che ho sbagliato persona. Ma lasciati abbracciare, così bello gattito le mie braccia. Ma adesso, vammi preparare una bella tazza di orzo caldo. Sono appena risuscitato, diamine. Hai ragione, vado subito, Julius. Orzo, 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 voglio il mio orzo, voglio il mio orzo, voglio il mio orzo, voglio il mio orzo. Ecco, amore, ecco il tuo orzo caldo. Ma questo non è un orzo caldo, questo è un pollastro e per di più crudo. Julius, io non so come dirtelo, io ho perso la vista. No! Numero 3. Valeria Bilello. Nonostante avesse alle spalle un'importante carriera televisiva, sempre nel gruppo di All Music, benvenuti, questo è Community Weekend. Il passo alla recitazione lo ha fatto nella serie cult Intralci, in onda su All Music. Il regista peloponneso dirige con maestria e classe i formidabili attori Nick Malanno e Lina Dirsivoglia. Ti va del buon succo d'arancia? Sì, grazie. Come sei cara, Alvara. Senti, Enzio, io ti ho portato una cosa. Un regalo. Oh, mio Dio. Ma chi se lo aspettava, Alvara? Così mi metti in imbarazzo. Numero 2. Lavinia Longhi. Non ho molta esperienza, ma mi muovo bene, sì. In questi anni ha recitato in innumerevoli film e fiction, fra cui Squadra Mobile, al fianco di Giorgio Tirabassi. Sono tanti i progetti in cui la vediamo oggi, ma pochi sanno che ha iniziato proprio con l'attività di Maccio Capatonda.
recitando anche nel suo film L'italiano medio. Prima di rivelare la numero 1, ecco a voi qualche attrice degna di nota. State, sono Lady Cacca! Con la mia bruttezza stordisco le persone! Arresto un mostro! No, io amo il dottor Ricchiudi, tu lo sai dire. Io ve lo dissi, bambina mia, non amare il dottor Ricchiudi perché finisce male! Ieri sera ho fatto una pazzia, sono andata con un altro. Io te l'ho detto, bambina mia, non andare a letto con un altro! Ma l'ho fatto per amore, perché il dottor Ricchiudi non mi amerà mai se non mi faccio venire la rogna. Eccolo, ieri sera. Ciao. Ciao. Sei bellissima. Grazie. Tieni. Andiamo. Ma sei fuori? Ai tempi della guerra fredda, la pluridecorata nazionale russa di salto in lungo si allenava con un metodo infallibile. Sostituiva la sabbia con materiale radioattivo proveniente dalla ridente Chernobyl. Io di certo non vi dico di fare lo stesso. Sarebbe veramente pericoloso e io ci tengo ai miei atleti. Distribuite piuttosto una pletora di chiodi arrugginiti nei primi 3 metri di sabbia. Numero 1. Brenda Lodigiani. È una delle più talentuose e divertenti imitatrici e caratteriste d'Italia. Certo. Ah, perché quindi i problemi tecnici continuano, mi confermi? No, io confermo a tutti gli abbonati che è tutto a po'. Sto! Oh, ecco, pronto. Senti, Diletta! Da Camera Caffè a quelli che il calcio... Sì. Stavo solo pensando, no? Sì. Credere all'eternità è difficile, però... Sì. Cocchio, sei visto Sanremo, un'idea sull'eternità te la sei fatta, eh? Sì. Da Mai Dire Talk alla Villa di Lato, che è la sua prima esperienza nella recitazione al fianco di Maccio. Le rughe affiorano sul vostro viso marcio, padre. Ah sì? Allora quando finirai la scuola non ti mando a fare la puttana in TV. Oh no, padre, la verità in TV non me ne potrete privare. Te dallo scuola elementare ti aspetto. Vi giuro che non vi farò mai più arrabbiare. Padre. La Villa di Lato chiama l'800. Villa di Lato, solo su Flop TV. Ah. Eri triste laggiù in... Vi è piaciuta la nostra top 5? Non ho molta esperienza, ma mi muovo bene, sì. Quali sono secondo voi le attrici lanciate da Maccio Capatonda? Non dimenticate di scrivercele nei commenti.